Ciao Spiriti, oggi facciamo una breve chiacchierata su Imbolc, questa è la rubrica dei semi della terra e si avvicina questa festa importantissima che insieme alle feste, tutte le feste invernali appunto sono le mie preferite, ma insieme a Samhain devo dire che mi prende veramente tanto e infatti noterete anche da chi ha acquistato i PDF, chi lo vorrà fare noterà che insomma è un PDF molto ricco. Legame che mi unisce a questa festa nasce dal contatto che ho sentito subito con una divinità, cosa che per me è molto strano, perché non mi sento affine, alle divinità, quindi a quelle figure nominate dall'uomo, e deputate a svolgere un compito. Sono più affine alla parte spirituale, ecco, di queste essenze, di queste manifestazioni. Ma la dea Brigit, che presiede la festa di Imbolc, mi ha da sempre chiamata. Ho scoperto poi, chiaramente studiando nel tempo, che nella dea Brigit sono confluite poi tutte le qualità della dea madre. E quindi capisco perché questa divinità mi fa sentire un profondo legame con il tutto, perché in realtà è la madre terra, è la dea che si incarna in una figura, con un preciso archetipo, con un preciso scopo, diciamo, tra virgolette scopo, perché questo è quello che è stato, diciamo, dato dall'uomo, lo scopo. Ma appunto la Dea Brigit incarna il periodo, incarna il tutto che si manifesta alla fine dell'inverno, ma in sé racchiude anche tutte le potenzialità del periodo più buio e tutte le potenzialità dei raccolti. Quindi è una dea completa, appunto. Non incarna solo un aspetto della dea madre, ma in lei confluiscono tutte le caratteristiche. Quindi parliamo appunto di diciamo, della fertilità, della fine come morte, della guarigione, del rinnovamento, quindi tutte le qualità che venivano venerate nella grande dea restano nella dea Brigit. Questo è per una piccola introduzione, ma se volete poi io nel PDF ho inserito tutto quanto, diciamo quello che, senza andare troppo nel tecnico, ma quello che può essere utile per questo rito riguardo alla dea Brigit. Poi ognuno può chiaramente affidarsi alla propria sensibilità, alla propria tradizione anche, perché chiaramente in questo periodo, nel periodo di fine inverno, ci sono tantissime tradizioni, tutte, che celebrano i riti di purificazione. Ce le abbiamo in Italia, ce le abbiamo appunto nel nord Europa, quindi non è difficile essere comunque uniti in questo tempo, nonostante le tradizioni che seguiamo siano diverse. Peraltro, se si segue semplicemente il ciclo della natura in modo diciamo sciamanico, quindi osserviamo quello che accade in natura e lo ritualizziamo, ci troveremo a fare riti molto simili a quelli che i nostri antenati sentivano di fare spontaneamente. Usciamo dall'inverno, quindi è un periodo in cui lasciamo andare, ci purifichiamo, e facciamo un progetto, guardiamo oltre questo inverno e andiamo a cercare nel futuro i passi da compiere per arrivare ai raccolti. Quindi chi appunto ha tuttora un orto sa che cosa significa questo, perché alla fine dell'inverno ci sono tutte delle azioni da fare, oltre anche a seminare determinati ortaggi piuttosto che altri, a curare i semi che sono già stati seminati, ci sono tutta una serie di cose da fare per arrivare a un buon raccolto. Quindi diciamo che è un periodo di grande progetto, che viene incarnato dall'aspetto della giovane dea, diciamo, chiamiamola così. Quindi quello aspetto della grande madre, giovane, quello che era
fertile, era pronto a essere fecondato e che donava appunto la nuova vita, paragonandola appunto ai raccolti estivi. Quindi siamo in questa fase e sicuramente man mano che ci avviciniamo a Imbolc anche noi sentiremo questa esigenza di fare, di progettare, sentiremo una grande energia. Ne ho parlato anche nel PDF della Luna dell'acqua, che è molto legato a Imbolc perché poi ovviamente si accavallano anche spesso queste feste, proprio utilizzando l'elemento acqua come uno strumento di guarigione, purificazione, equilibrio, ma anche di visione. La Dea Brigit era legata all'acqua proprio come elemento di purificazione, a lei erano dedicate le fonti. E in più sappiamo che come divinità, che il tutto racchiude, era legata anche alla divinazione, tant'è vero che uno dei suoi strumenti era lo specchio e non a caso, essendo appunto legata a questo tipo di divinità e avendola un pochino studiata, in questo tempo io ho provato a fare dei riti legati proprio all'acqua, sia come divinazione che come purificazione, che li ritrovate praticamente nei PDF, nel PDF dedicato alla luna dell'acqua, quindi dove al novilunio andiamo, al plenilunio andiamo a fare proprio uno scrying attraverso l'acqua e quindi andiamo a divinare, ad ascoltare proprio la voce degli spiriti attraverso l'acqua. Questo per farvi capire quanto non esiste poi una vera separazione tra il ciclo lunare e il ciclo della Terra, perché tutto poi finisce lì, ecco, cioè, tutto si racchiude in un solito, contenitore. Sappiamo anche che questo momento, oltre a essere legato all'acqua, era ritualizzato con il fuoco, esattamente come le altre feste del fuoco, diciamo. Poi in questo periodo ho fatto uscire anche un audioblog proprio dedicato agli archetipi delle quattro feste del fuoco, che te lo metto nelle info. E trovi anche l'articolo sul blog, dove appunto ti parlo proprio del fuoco come risorsa rituale, come elemento fondamentale per questo, per queste porte di passaggio. Ogni festa rappresentava un fuoco diverso, chiaramente. Qui in questo caso il fuoco ci rappresenta la luce che prosegue, la luce che nasce, rinasce e cresce vigorosa. E nei fuochi i fuochi erano benedetti con delle piante particolari. E in questo periodo, proprio perché il fuoco rappresentava la luce, al fuoco si benedivano le candele, quindi altre fonti di luce. Questo rito ricorda molto il rito di custodia del fuoco e di passaggio del fuoco che veniva celebrato appunto dalle sacerdotesse di Brigit, quindi il passaggio di questo fuoco, questa grande luce che veniva custodita a turno dalle sacerdotesse di Brigit, che poi sono riti che ritroviamo poi anche in altre culture, appunto benedicendo queste nostre candele che andremo poi ad utilizzare nei riti dell'anno, abbiamo la possibilità di proseguire l'energia di questo grande fuoco acceso durante il rito. Quindi è come andare a dare alle nostre candele la benedizione del grande fuoco. E questo è una cosa molto, molto bella secondo me perché ci dà la sensazione di continuità. Ci dà la sensazione del cerchio, quindi di qualcosa che non finisce nemmeno con l'inverno, quindi a Samhain, nel solstizio invernale, possiamo usare le candele benedette col grande fuoco, possiamo tenere la cenere del grande fuoco che possa essere mescolata per esempio all'olio. Questa è una pratica che io faccio perché non sempre riesco a avere tutte le candele per i miei riti pronte per Imbolc, quindi durante l'anno io vado a
tengo la cenere del fuoco di Imbolc e la vado a mescolare con dell'olio d'oliva e vado a vestire le candele poi che utilizzerò durante l'anno. Questo è un piccolo suggerimento che voglio darvi perché spesso c'è dell'ansia. Quando si arriva ad Imbolc si pensa di dover avere già tutto predisposto, già tutto pronto, ma non sempre è possibile, anche perché a volte succede di aver bisogno di materiale in più durante l'anno e questo non è un problema. Ecco, mi sento di fare in questo modo, poi ognuno chiaramente deve, insomma, procedere come meglio crede. Uno dei simboli che in questo periodo sono maggiormente conosciuti è la ruota solare, quindi la croce di Brigid, che è appunto è una ruota solare, segno che questa divinità era molto legata al sole, e quindi va a contribuire a tutta quella sfera di crescita, di evoluzione, di benessere anche che il sole portava. Quindi Brigid proprio come guaritrice, quindi porta il fuoco, porta il calore, porta la luce. E questo possiamo metterlo nel nostro rito, possiamo ritualizzare questa divinità o il suo archetipo, appunto della luce, di questa luce che porta benessere, porta guarigione, porta purificazione insieme all'acqua. Quindi possiamo utilizzare sia il fuoco che l'acqua per i medesimi messaggi e benedizione degli intenti. In natura non occorre dirlo, ma si osservano già i primi segni di vita. Anche dove c'è neve, dove è freddo, ci sono dei piccolissimi germogli, delle piccolissime gemme che si stanno affacciando alla vita. Quindi è qualcosa che è osservabile, questa rinascita. Non è appunto un caso che questo rito, questa tipologia di rito venisse utilizzata in tutte le tradizioni praticamente. Cosa ci dice però la tradizione? Ci dice che per proseguire, quindi per andare nella stagione luminosa, quella effettivamente poi dalla primavera in poi, è necessario purificarsi, che è lo stesso messaggio che ci dà anche l'orso, il riccio, comunque gli animali che vanno e letargo in inverno. Si lasciano andare le scorie in inverno e quando escono fuori dalla tana sono purificati e possono iniziare un nuovo ciclo naturale. Quindi questo è il messaggio anche delle nostre piante. Molti alberi perdono le foglie, perdono i semi, si spogliano completamente della loro essenza per alleggerirsi e sopravvivere all'inverno. Fatta questa passato questo periodo rigido, si ritorna nel pieno vigore, quindi prima bisogna lasciare andare, poi si può proseguire. Quindi ti invito a fare questo in questo periodo, di ritualizzare nel rito di Imbolc attraverso il fuoco e l'acqua, la guarigione, la nuova luce. La benedizione degli intenti, se già non l'hai fatto, ma comunque puoi continuare a benedire i tuoi intenti per quanto vuoi, soprattutto in questo periodo, diciamo, preparatorio ai raccolti, chiaramente. Una volta che poi ci saranno i raccolti, gli intenti non ha alcun senso benedirli perché saranno già passati, ecco, avranno già superato la fase del germoglio e saranno già cresciuti. Nel rito ho inserito anche quello che trovi nel PDF, anche informazioni sulle erbe, le candele, sul procedimento completo per il rito. Puoi farlo anche in gruppo se ti fa piacere. Puoi prenderne spunto e non seguirlo alla lettera in base alle tue esigenze. E ti consiglio vivamente di seguire alcune indicazioni che ho dato per il banchetto perché ci sono delle riflessioni, diciamo, etiche su questo tempo, dato che era usanza utilizzare il latte per benedire la terra in questo tempo, proprio come simbolo di nascita. Il latte era disponibile, è disponibile nei mammiferi solo quando c'è una nascita, quindi la mucca non produce il latte senza il vitello, la pecora nemmeno senza il suo figlioletto, la capra men che meno e gli umani nemmeno. Quindi diciamo che quando il simbolo del latte è legato proprio alla nascita, oltre che chiaramente al bianco, al candido, alla purezza, ma
è legato soprattutto a questo rinnovamento, a questa nascita. Ho inserito una piccola riflessione su questo discorso del latte, perché come sai, se mi segui, sono attenta, diciamo, anche al tema etico rispetto a ciò che mangiamo e a come diciamo, viviamo, quindi al nostro impatto su Madre Terra, e mi è sorta una riflessione, quella che poi spesso facciamo anche normalmente sulle candele, no? L'utilizzare candele che sono create con elementi inquinanti, con sostanze che distruggono, che per la loro estrazione possono danneggiare Madre Terra, che creano un residuo inquinante, ha veramente senso in un rito per Madre Natura? Quindi, dato che abbiamo delle soluzioni alternative come le cere vegetali, ci possiamo spostare su questo materiale, diciamo, su questo strumento moderno. Ecco perché, insomma, la pratica antica può cambiare nel tempo. Prima la cera veniva fatta, venivano utilizzati materiali naturali, comunque, perché a volte anche appunto le lampade a olio, ma comunque la cera d'api, le cere derivate dai grassi che erano ricavati dagli animali uccisi per cibarsene, era un procedimento completamente diverso, con una mentalità completamente diversa dalla nostra. Noi oggi non sappiamo nemmeno come viene prodotta la carne che ci arriva nel piatto, quindi non possiamo nemmeno dire mi faccio le candele da solo con il grasso del maiale, piuttosto che con la cera d'api o con qualsiasi altra cosa che mi dona Madre Natura, perché non siamo partecipi di questo processo. Quindi la mia riflessione è questa: ha senso utilizzare il latte di un animale che in questo momento storico è sfruttato al mille per mille per una produttività umana, per un tornaconto economico umano, e che produce a questi animali una sofferenza immane? Quindi mi chiedo: la divinità, la Madre Terra, vuole che noi accediamo a questo tipo di risorse come offerta, oppure ci sta chiedendo il famoso sacrificio? Ci sta chiedendo di vedere dove possiamo arrivare, dove possiamo spingerci per essere maggiormente delicati, camminare lievemente sulla nostra terra? E in questo senso io mi sento di dire sì, secondo me ci sta chiedendo il famoso sacrificio, quindi di mettere la nostra azione in un ambito sacro, e se il sacro, se per sacro noi consideriamo le violette, le margherite, l'acqua, il ruscello, la montagna, sacro è anche il nostro fratello agnello, il nostro fratello vitello, i nostri animali che ci circondano in casa, così come quelli che sono fuori, che noi magari con cui abbiamo meno contatto, riusciamo ad entrare meno in empatia perché non riusciamo a vedere la loro sofferenza. Se noi avessimo in casa un cane tenuto come una mucca in allevamento, probabilmente smetteremo di bere latte immediatamente, perché saremo partecipi di quella sofferenza. Questa sofferenza c'è comunque, al di là che non la vediamo o non la vediamo. Quindi per questo mi sento di farti fare una riflessione che io ho fatto al tempo. È una riflessione che arriva, ti può arrivare spontaneamente come no, dipende, e io però te la propongo. Questa riflessione nasce dal fatto che il latte diciamo proveniente da una sofferenza animale non è un sacrificio, è una comodità. Quindi non ha niente di sacro, ecco, questo è il senso. Il nostro sacro fare sarebbe creare qualcosa di alternativo e donarlo. Così ho pensato di sostituire il latte animale con il latte vegetale fatto da noi con la farina di avena, con i fiocchi di avena. I fiocchi di avena, essendo un cereale, ci riportano al legame con la Madre Terra, e soprattutto ci riportano anche all'aspetto dei raccolti. Quindi poi, quando noi andremo a celebrare la divinità estiva o il processo estivo di crescita e di raccolto, andremo proprio a toccare con mano i cereali. Questo ci dà un contatto diretto con il nostro raccolto. E il latte di avena è bianchissimo, è puro, quindi non toglie niente alla purezza del latte considerato latte animale, e soprattutto è etico, quindi soprattutto lo facciamo noi, ci dedichiamo a questo latte, lo facciamo noi, lo creiamo, facciamo un'azione sacra, un sacrificio, e lo doniamo
Quindi nel PDF trovi la ricetta, ma la trovi anche nelle risorse gratuite che sono sul sito. Se mai ti metto il link nella descrizione, e mi farebbe davvero davvero piacere sapere se questa riflessione ti sembra estrema oppure è un qualcosa di accettabile, perché io spesso mi trovo in difficoltà a proporre certi tipi di cose, per quanto diciamo ne sia assolutamente convinta, perché diciamo sempre che ognuno deve fare ciò che si sente, ma in questo caso mi sento di fare un piccolo step in più. Quindi sì, ok, facciamo quello che sentiamo, ma sentiamo davvero quello? Cioè, sentiamo davvero che la cosa giusta è usare la candela di paraffina e il latte di mucca per donare qualcosa alla nostra grande dea, alla nostra madre terra, agli spiriti? Ecco, questa è la riflessione finale. Quindi anche come nuovo inizio, come nuovo ciclo, ti pongo a te questa domanda, e se ti fa piacere mi rispondi, e insomma, se poi deciderai di fare questo latte vegetale, di donarlo, sarò ben felice se vuoi di vedere fotografie, video, quant'altro che vorrai, perché credo che potrebbe essere una vera rivoluzione rituale, questo aspetto di come facciamo i piccoli biscottini per o il pane, per i banchetti. Potrebbe essere bello creare anche qualcosa di alternativo, diciamo, al latte piuttosto che ad altri elementi che ormai, a quanto vedo io e quanto sento io, non sono più idonei al nostro rito, al nostro sacro fare. E detto questo, io ti saluto e ti lascio tutti i link di cui ti ho parlato nella descrizione, e ci vediamo al prossimo video dei Semi della Terra. Se vuoi, scrivimi un commento, lasciami un commento, e ti ringrazio tanto per avermi seguito fino a qua, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!